Voglio tornare ancora sulle affermazioni di Cionci, del dottor Minutella, eccetera, per sviluppare un'altra riflessione. Diciamo innanzitutto una preghiera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, vedete, questi signori, no? Si mettono di fronte al codice, in particolare di fronte al canone 332, e sorgono come i commentatori, ecco, che affermano che occorre la parola munus per la validità della rinuncia. Parlano, eccetera. Ieri ho avuto un messaggio proprio, mi ha risposto su YouTube, proprio Cionci, presentando presentando alcune affermazioni che ha tratto dal codice e andando poi a finire alla interpretazione di quel canone. Canone 332. Ora vedete, a parte il fatto che il canone è chiaro per chi abbia un po' di competenza giuridica, diciamo, ma oltre a questo bisogna capire una cosa molto importante. Il canone, cioè il codice di diritto canonico, non lo devo interpretare io, né Cionci, né un altro, è la Chiesa che lo interpreta attraverso persone competenti che hanno questa capacità, no? Per interpretare rettamente il codice, spiegare bene che cosa dice il codice in questione. E appunto la Chiesa, vedete, che appunto interpreta il codice, ci fa capire, no? In realtà cosa dice il codice, ci ha fatto capire molto bene quello che diceva quella norma. Quindi le affermazioni di Minutella, Cionci e altri in questa linea sono assolutamente appunto devianti rispetto a quello che la Chiesa ha chiaramente indicato, no? E voi dite, come facciamo a capire quello che la Chiesa ha indicato? A parte il fatto che il codice è abbastanza chiaro sul punto, ma oltre a questo ci sono commentari che, vedete, si usano nelle scuole cattoliche, sono approvati proprio anche da vescovi, sono approvati dalla gerarchia, perché appunto perché diffondono la verità della Chiesa riguardo appunto alla interpretazione anche del codice di diritto canonico. Ecco, io vi ho presentato nei giorni scorsi alcuni commentari e tutti dicono la stessa cosa. Per esempio, questo di Chiappetta, in tre volumi, è un commentario, e questo commentario, se voi vedete all'inizio, c'è l'imprimatur. Per dire, sono commentari riconosciuti. Andate a vedere chi mette l'imprimatur, quale vescovo mette l'imprimatur sulle sciocchezze e le perversioni dottrinali di Cionci o di Minutella riguardo a questa storia. Andate a vedere chi la va a mettere l'imprimatur o appunto su qualcun altro che dice queste assurdità. Questo libro ha l'imprimatur, per dire, appunto, l'imprimatur qui è, appunto, l'imprimatur qui è di Monsignor Giovanni Silvagni, della diocesi di Bologna, questo. Poi la stessa cosa, la stessa interpretazione del canone 382 la troviamo in questo libro qui, che è di Gianfranco Ghirlanda, che adesso è cardinale. Il diritto nel mistero della Chiesa, la stessa cosa, troviamo qui l'imprimatur. Cioè, questi sono testi, cari fratelli, sono testi che si insegnano, che si usano nelle scuole proprio per far capire la sana dottrina. Ma tutti i testi, vi ho detto e lo ripeto, infatti non mi hanno potuto citare nessun libro, commentario, ma neanche manuali buoni che si insegnano, che si usano nelle università pontificie in particolare, no? Che dica che la rinuncia del Papa richiede la parola munus. E concludo portandovi anche questo commento al codice di diritto canonico. Questo è molto,
Questo è piuttosto datato, intorno agli anni 80, no? Quindi intorno agli anni 80, poco dopo che era uscito il codice di diritto canonico attuale. Questo c'ha tutta una... Anche questo, pensate, questo c'ha all'inizio c'ha una... tutta una presentazione da parte della Santa Sede, poi del Cardinale Tomko, eccetera. Questo è un testo che appunto è della... praticamente... è un testo che vedete, è di una università pontificia, di città del Vaticano, quindi è un testo super approvato proprio a livello pontificio. E tutti quanti ribadiscono che la rinuncia non ha bisogno di parole specifiche, appunto, per esempio come munus, no? Quindi vedete, il punto allora qual è, cari fratelli? Come ho detto, è la Chiesa che ci insegna a interpretare il codice. Su questo punto poi è chiarissimo. Ma poi anche Ratzinger ha detto chiaramente, no? La rinuncia è valida. Fatto vedere anche tempo fa c'è stato ho trovato un articolo in cui Andrea Tornielli nel 2014 riportava una lettera inviatagli da Ratzinger, nella quale Ratzinger diceva, tra l'altro, la rinuncia è perfettamente valida, per la rinuncia basta la libertà del pontefice. Quindi, ecco, quindi vedete come anche faceva valere anche qualche altro autore, vedete qui noi abbiamo una interpretazione cattolica del canone ribadita praticamente da tutti i grandi esperti e praticamente... No, accettata chiaramente anche da Monsignor Genswein e da tutti gli amici di Benedetto XVI. Proprio chiarissimo, questa è dottrina, praticamente è dottrina della Chiesa questa qui, no? È dottrina della Chiesa, ma di fronte a questa dottrina della Chiesa abbiamo queste affermazioni scismatiche, vedete, di fronte a tutta la Chiesa che dice guarda che quel canone si interpreta così, tutti, vedete, i volumi, ma... Se voi cercate, trovate tutti i volumi approvati, commentari, no? Fino a prima del 2013, quelli che diciamo ha seguito anche Benedetto XVI, vi dicono tutti la stessa cosa. Ma anche adesso, se cercate qualche appunto grande commentario, sono convinto che anche adesso, perché i grandi canonisti sono chiari in questa linea, quindi queste affermazioni sono appunto affermazioni della Chiesa, cari fratelli. E di fronte all'affermazione della Chiesa abbiamo questa interpretazione scismatica di questi signori. Vedete, questi signori non si oppongono semplicemente a quello che dice qualcuno, si oppongono alla Chiesa stessa, che peraltro la Chiesa ha riconosciuto e accettato perfettamente come si dice, le dimissioni di Benedetto XVI. Quindi vedete. Da una parte ci siamo noi che diciamo tutti la stessa cosa, poi io non mi metto a questo livello, io appunto guardando tutti questi autori, poi sicuramente ce ne saranno tantissimi altri che dicono tutta la stessa cosa, ma è chiaro, vedete, che c'è tutto un grande gruppo, tutta la Chiesa, no? Attraverso questi grandi professori ci insegna come interpretare il canone. E ci fa capire come proprio a livello proprio di diritto canonico è perfettamente valida la rinuncia fatta da Benedetto XVI. Ecco, di fronte a questo coro unanime che dice questa grande verità da parte della Chiesa, ecco, ci sono alcuni che vogliono inventarsi l'interpretazione. Questo, vedete, è proprio il caso, la linea, ecco, questa è una linea scismatica, praticamente in linea ereticale, no? La eresia, no? Va proprio un po' in questa linea. Io so interpretare, io, che poi tra l'altro non sono neanche competenti in diritto canonico. Se magari ci fosse qualche grande professore di diritto canonico dice no, ma guardate, allora dice, ma invece non c'è nessuno. Quindi è proprio una linea, diciamo, come dico, ereticale scismatica, no? Una linea appunto di persone che evidentemente hanno
mettono loro stessi al primo posto invece che la Chiesa e quello che dicono i grandi competenti. Vedete, è una linea fondamentalmente superba, è una linea superba e capite bene che la superbia non viene da Dio. Quindi il Signore illumini tutti, proprio perché si rendano conto di questo, illumini tutti quelli che seguono Cionci, Minutella, eccetera, altri in questa linea, perché passino dallo scisma. Di, ripeto, in una linea appunto di deviazione e di, come dire, ripeto, anche di superbia. Passino da questa linea alla linea della Chiesa, linea della Chiesa cattolica, perché, ripeto, è lei che interpreta il codice, non è il piccolo personaggio che vuole diventare il grande, no, ci vuole questo, ci vuole quell'altro. Il codice non lo interpreti tu, caro dottor Cionci, non lo interpreta lei, eh? Non lo interpreta lei, dottor Minutella, non lo interpretate voi, è già stato interpretato dalla Chiesa e voi non accogliete il giudizio della Chiesa. Ecco la realtà. E ripeto, anche Benedetto stesso vi ha detto. Voi non lo accogliete, ma oramai penso che questi signori non cercano più la verità. Stanno cercando una scappatoia per poter andare avanti con lo show. Vogliono andare avanti con questo teatrino, ma oramai penso che la gente stia aprendo sempre più gli occhi a questo, stia aprendo sempre più gli occhi di fronte ai loro errori. Oramai non è che possiamo, oramai non stanno più cercando veramente quello che dice il codice, perché lo sanno molto bene, lo sa perché il codice è abbastanza chiaro e tutti i commentatori sono chiarissimi. E fino adesso non mi hanno portato nessun commentatore che dica quello che dice, dicono loro. Se lo sono inventati loro e alcuni personaggi deviati a cui si sono appoggiati. E quindi, cari fratelli, vi invito a rimanere nella Chiesa cattolica, nella dottrina della Chiesa cattolica. Non andate fuori strada, mi raccomando, non vi fate ingannare da questa gente, eh? Se l'attuale Papa sbaglia su alcuni aspetti, questo non significa che Benedetto XVI è ancora il Papa. Svegliatevi, cari fratelli. Rimanete nella verità cattolica che appunto la Chiesa insegna su questo punto chiaramente nelle sue università, nei suoi testi di studio. Bene. E se qualcuno può, faccia una preghiera in più proprio per la conversione di questa gente e di tanta gente intorno a loro, che purtroppo in tanti casi non si rende conto, o forse anche loro si stanno rendendo conto, ma non vogliono accettare, perché guardate, tante volte quando uno si incammina per la strada che pensa buona, poi quando si rende conto che è un errore, è difficile tornare indietro, è molto difficile tornare indietro, perché appunto capite bene che si dovrebbe, appunto, dovrebbe fare un grande atto di umiltà e probabilmente questa umiltà in tanti casi, non vogliono accoglierla. Ecco, ma preghiamo per loro, perché questa verità verrà sempre più fuori. Non si può appunto, no, non si può vincere contro la verità. Più verrà avanti, più emergerà la verità, più queste affermazioni verranno accolte da un numero sempre più esiguo di persone e crolleranno sempre di più, appunto, i sostenitori. Bene, invito a diffondere questo video, invito a diffondere questo video perché sempre più chiaramente le cose possano essere intese nella loro verità da tutte le persone interessate.
E concludiamo con un'altra preghiera alla Trinità perché intervenga. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Voglio rimanere ancora un momento proprio su quello che vi ho detto, cioè per farvi chiaro, lo spirito vero cattolico e lo spirito scismatico ereticale, no? Appunto, come vediamo nella storia della Chiesa, sono sorte delle eresie, no? Che per noi sono anche molto interessanti. Perché, che cos'è l'eresia, cari fratelli? L'eresia è una, fondamentalmente, è una scelta che la persona fa di una dottrina sbagliata. E quindi, appunto, eresia noi la consideriamo una vera e propria, un errore dottrinale che la persona accoglie, no? Ecco, dico che queste eresie sono interessanti da studiare per noi per capire anche il vero spirito cattolico e lo spirito, diciamo, ereticale, settario, scismatico. Ecco. Quindi, ecco, il termine eresia, che inizialmente indicava prendere, poi è diventato piuttosto un termine che per metafora indica scelta, preferenza, e quindi poi preferenza dottrinale, diventata poi appunto una preferenza che si distacca da quello che la grande massa, no, dei cristiani accolgono, una preferenza per una dottrina che non è accolta dalla Chiesa. Ecco. Io, ecco, è un po' il meccanismo del io so, io, noi, non la Chiesa, non la Chiesa, non la Chiesa nel suo insieme. Ecco. E allora mi pare, ripeto, interessante fermarsi un po' su questo aspetto, perché vedete, per esempio, come dice un testo della Commissione Teologica Internazionale, dice: il Nuovo Testamento mostra abbondantemente che sin dai primordi della Chiesa alcuni hanno proposto un'interpretazione eretica della fede comune, ecco, un'interpretazione contraria alla tradizione apostolica. Nella prima lettera di Giovanni la separazione dalla comunione di amore è un indicatore di falso insegnamento. L'eresia quindi non è solo distorsione del Vangelo, ma lede anche la comunione ecclesiale. Ecco, come dice qui, chi è colpevole di questa ostinazione nei confronti dell'insegnamento della Chiesa sostituisce il proprio giudizio all'obbedienza alla parola. All'obbedienza possiamo dire alla Chiesa, no? Capite? Questo è molto importante. L'eresia è ostinata negazione dopo aver ricevuto il battesimo di una qualche verità che si deve credere per fede divina o cattolica, il dubbio ostinato. Appunto, chi è colpevole di questa ostinazione nei confronti dell'insegnamento della Chiesa sostituisce il proprio giudizio all'obbedienza alla parola di Dio. Ecco, quindi qui si verifica nel caso di Cionci, Minutella, eccetera, qualche cosa di simile. Cioè, vedete, loro hanno sostituito il proprio giudizio a che cosa? A quello che dice la Chiesa. Loro sono diventati gli interpreti, quando tutta la Chiesa, con i suoi interpreti riconosciuti, dice precisamente il contrario. Quindi, vedete, un meccanismo di separazione dalla Chiesa, meccanismo scismatico. Poi su questioni importanti, perché qui si tratta di rinuncia del Papa, una cosa importantissima. Sapere chi è il Papa è fondamentale, no? Ma la Chiesa lo sa bene chi è il Papa, sono loro che non accettano questo, continuano ad accettare in tutti i modi, ecco. E dice appunto qui, guardate cosa dice questo testo: l'eresia ci ricorda che la comunione della Chiesa può essere garantita soltanto se fondata sulla fede cattolica nella sua integrità, e spinge la Chiesa ad una ricerca sempre più approfondita della verità nella comunione.
Capito? La Chiesa è una grande comunione, no? Siamo in comunione, uniti gli uni gli altri, no? Questa, appunto, nella Chiesa il Signore, e attraverso la Chiesa, il Signore ci fa conoscere la sua verità. Appunto, in questa comunione, no? Comunione nella quale dobbiamo riconoscere la gerarchia. Dobbiamo riconoscere quelli che parlano in nome della gerarchia, come sono i tanti professori che parlano nelle università, no? Hanno il mandato dei vescovi, dei cardinali, eccetera, per fare quello che fanno. Parlano in nome della Chiesa e appunto. Anche questi libri che vi ho portato hanno l'imprimatur, quindi questo è molto importante, cioè questa gente, appunto, ripeto, attraverso questa gente, appunto, ci parla la Chiesa, ci parla la Chiesa. Ovviamente poi quando c'è consenso totale, no, su questo aspetto, così è proprio chiarissimo che è proprio la verità assoluta, no? Verità assoluta. La verità piena che la Chiesa ci insegna. E vedete, qui si parla di tradizione, no? Ma vedete che se noi andiamo a vedere anche il canone, il codice del 1917, non presentava la necessità del Papa di usare la parola munus. Quindi la tradizione, appunto, che poi è raccolta, poi anche nel canone attuale è ripresentata dai commentatori, ci dice che il Papa non ha bisogno di parole speciali per dimettersi. Se vuole farlo, lo può fare comunque senza problemi, liberamente, è libero. Quindi può scegliere il modo che vuole, le parole che vuole. Capite, cari fratelli? Questo è molto importante e è la Chiesa che ce lo dice. Vedete? Non è uno solo così, è tutta la Chiesa che ce lo dice, i commentari sono chiarissimi e sono commentari di, appunto, vescovi, quindi sono commentari approvati da vescovi. Capite, cari fratelli? Beh, andiamo avanti perché troviamo altre cose interessanti. Ecco, un bel testo di un autore dice questo: per mantenere la vera fede occorre riconoscere l'autorità della Chiesa. E rimanere nella sua unità. L'unità della Chiesa si mantiene, cari fratelli, appunto lasciandosi guidare dal Papa, dai vescovi e da coloro che, appunto, in nome della Chiesa, con l'autorizzazione del Papa e dei vescovi, ci dicono quello che, appunto, dice il Signore, no? Quello che, appunto, il Signore ci fa capire attraverso la Chiesa. Ecco, quindi questo è importantissimo, cari fratelli, l'unità nella Chiesa. Qui vedete c'è un consenso universale su questo punto. Se ci fosse, come ho detto, qualcuno di grande livello che dice no, ma questo, pure se ci fosse la tradizione totalmente contraria, allora uno dice, un momento, c'è tutta la tradizione contraria, che facciamo? Adesso abbiamo cambiato. Ma non c'è niente di questo, capite, cari fratelli? Su questo canone non c'è nessuna tradizione contraria a questa interpretazione dei commentatori che sorge dal canone. Quindi, vedete, l'interpretazione che danno Cionci, Minutelli, eccetera, è proprio nella linea scismatico e reticale, cioè una linea di, appunto, io mi faccio la mia interpretazione contro quello che dice tutta la Chiesa. Quindi è una linea completamente contraria alla Chiesa. È una forma di superbia. Una vera e propria forma di superbia e tanta gente non se ne rende conto. Prego per voi che non vi rendete conto di questa radicale superbia che c'è dietro a tutte queste affermazioni di questi signori. E vedete, diceva San Vincenzo di Lerin, occorre annunziare ai cristiani cattolici, allora. Pertanto, dice San Vincenzo di Lerin, annunziare ai cristiani cattolici qualcosa di diverso da ciò che hanno ricevuto non è mai stato lecito,
non è assolutamente lecito, non sarà mai lecito. E anatemizzare coloro che annunziano qualcosa di diverso da ciò che una volta è stato ricevuto è sempre stato necessario, è assolutamente necessario e sarà sempre necessario. E poi guardate qui, diceva appunto, ecco, questo che dice San Vincenzo di Lerin ci deve far capire come, vedete, questi signori che vogliono insegnare qualche cosa di nuovo, improvvisamente che vogliono andare a giudicare quello che diceva il Papa nel 2013, vanno completamente contro tutta la tradizione della Chiesa. Quindi questa gente che dice no, il Papa deve usare la parola munus, questo o quell'altro. Questa gente, appunto, è contro la tradizione ed è contro l'accordo di tutte le chiese nella dottrina. Le chiese sono chiarissime. Tutte le chiese, quale chiesa dice il Papa? No, il Papa per rinunciare deve usare la parola munus. Andatemi a presentare una chiesa che dica il contrario di quello che dico io. Andatemi a presentare qualcuno che dica queste cose. Vedete come dice qui, Sant'Ireneo. Diceva che dobbiamo distinguere la verità cattolica dagli errori ereticali come, primo, perché la verità cattolica si basa sul fondamento della Bibbia, secondo, la verità cattolica si basa sulla fedeltà alla tradizione dottrinale degli apostoli, terzo, la verità cattolica trova l'accordo di tutte le chiese locali nella dottrina, nella liturgia, nella vita con l'insegnamento ecclesiastico dei vescovi nella successione ufficiale degli apostoli, con a capo Pietro e Paolo. Cioè, vedete, qui vuol dire appunto anche questo che vi sto dicendo adesso, cioè la verità cattolica la troviamo nell'accordo di tutte le chiese, nell'unica verità, ma non c'è nessuna chiesa che dice che il Papa per rinunciare doveva scrivere la parola munus, nessuna chiesa che dica questo. Nessuna chiesa. Andate a vedere quale chiesa dice una cosa del genere. Peraltro anche in passato non c'era questa necessità, assolutamente proprio. Quindi sarebbe una cosa del tutto nuova, inventata di sana pianta da, come si chiama, da appunto Cionci e da Minutella. Vedete, in totale disaccordo con la tradizione, perché il Papa nella Chiesa ha una posizione assolutamente dominante, una situazione, ha una posizione di, come si dice, pienezza di potestà. Addirittura pensate un po', c'era Innocenzo III che diceva che il Papa è al di sopra del diritto e il Papa effettivamente ha come limiti soltanto limiti al suo potere, ha il diritto divino, diritto naturale. Basta. Capite? Questo perché? Perché il Papa non deve avere nessun impedimento nel fare quello che è il vero bene della Chiesa. Capite? Il Papa deve avere le mani totalmente libere. Quindi non è che deve andare appresso alla parola munus, alla parola minus, alla parola x, alla parola y per rinunciare. Quando vuole rinunciare, ha rinunciato e basta. Capite? Fa capire che ha rinunciato e stop. Ha rinunciato. Può usare tutte le parole che vuole. Capite? E rinuncia e stop. Non c'è bisogno perché il Papa è il vicario di Cristo. Se non si sente più di governare la Chiesa, non è che può dire ma perché, ma per come? La Chiesa deve accettare, basta, perché il Papa è il Papa, capite? Il Papa è il vicario di Cristo, capite, cari fratelli? Quindi questo ci porta a capire proprio il colossale errore di questa gente, che vuole mettere in mezzo queste parole, le munus, e ripeto, sono contrari alla tradizione, sono contrari a quello che tutte le Chiese insegnano, quello che tutti i, come si chiama, i professori di diritto canonico nelle varie università insegnano. Vedete, cari fratelli, è proprio, come dico, un errore colossale nella linea scismatico ereticale. Ereticale. Perché guardate che quando si ha a che fare con il Papa, si ha a che fare con la suprema autorità, vicario di Cristo. Bisogna stare molto attenti quando ci si mette in relazione, appunto, ci si mette in relazione con questa autorità. Perché, appunto, è un'autorità fondamentale in questo mondo per la Chiesa.
Quindi dire no, ma il Papa per rinunciare alla parola munus, no, ma questo significa creare legami al Papa che il Papa non deve avere. Capite? È una cosa che non si deve fare, molto grave. Linea, ripeto, scismatica, questa, la linea ereticale. Una linea scismatico-ereticale è quella che seguono Cionci e Minutella, purtroppo. E aggiungo un'altra cosa, quello che dice anche San Vincenzo di Lerin: nella Chiesa Cattolica bisogna avere la più grande cura nel tenere ciò che è stato creduto dovunque, sempre e da tutti. Questo è veramente propriamente cattolico. Vedete, i commentari che io vi porto, anche i documenti, eccetera, mi fanno capire, anche vedete quello che vi ho detto di Innocenzo, fanno capire che il Papa non ha questi legami alle parole, alle cose. Queste sono tutte perversioni che vanno contro la tradizione, vanno contro quello che la Chiesa ha sempre accettato in questo aspetto, su questo aspetto. E appunto dice ancora San Vincenzo, dice, ripeto, nella Chiesa Cattolica bisogna avere la più grande cura nel tenere ciò che è stato creduto dovunque, sempre e da tutti, non da Cionci e Minutella soltanto, ma scherziamo. E dice appunto San Vincenzo: questo è veramente cattolico, appunto, tenere ciò che è stato creduto dovunque, sempre e da tutti. E aggiunge: ma questo avverrà certamente se noi seguiremo l'universalità, l'antichità, il consenso. Seguiremo l'universalità in questo modo, se confesseremo come vera e unica fede quella che tutta la Chiesa professa in tutto il mondo. Seguiremo l'antichità in questo modo, se non recederemo per nulla dai giudizi che evidentemente proclamarono i nostri santi antenati e padri. Seguiremo il consenso parimenti così. Se in questa antichità noi accoglieremo le definizioni e le dottrine di tutti o di quasi tutti i vescovi e maestri. Vedete, i vescovi della Chiesa Cattolica sono tutti d'accordo in questa linea, nessuno ha fatto problema per la rinuncia di Ratzinger, no? Ha detto non è valida perché manca il munus, tutti hanno accettato, tutti i grandi maestri, tutti hanno accettato. Vedete, questa linea di appunto Cionci, Minutelli è una linea fondamentalmente ereticale e scismatica, Ereticale, scismatica. E vedete, questo testo di San Vincenzo di Lerin è un testo famoso, che io ho tratto dal Commonitorium, Patrologia Latina, volume 50, pagina 640. Appunto, ancora la Commissione Teologica Internazionale ha detto un'altra cosa molto importante. I padri e teologi dei primi secoli ritenevano che la fede della Chiesa tutta intera fosse un punto di riferimento sicuro per discernere il contenuto della tradizione apostolica. Essi rifiutarono le novità pericolose introdotte dagli eretici, ponendole a confronto con ciò che si riteneva e si faceva in tutte le Chiese. Vedete? È così che voi imparate, cari fratelli, così che voi imparate la sana dottrina, vedendo appunto questa unità nella dottrina, passato, presente, nelle varie chiese. E dice appunto ancora questo. Per Tertulliano il fatto che tutte le chiese hanno sostanzialmente la medesima fede attesta la presenza di Cristo e la guida dello Spirito Santo. Questa unità, no? Di tante persone in una sola verità, ecco, attesta proprio l'azione dello Spirito Santo. Errano quanti abbandonano la fede della Chiesa intera. Il generale consenso dei cristiani assume il ruolo di norma sicura per determinare la fede apostolica. Ecco, il giudizio di tutto il mondo, cioè di tutta la Chiesa cristiana, è sicuro. E aggiunge: sbagliano quanti abbandonano la fede della Chiesa intera. Il generale consenso dei cristiani assume il ruolo di norma sicura per determinare la fede apostolica, ripeto.
Giovanni Cassiano riteneva che il consenso universale dei fedeli costituisse un argomento sufficiente per confutare gli eretici. Vincenzo di Lerin propose come normativa la fede osservata ovunque, sempre da tutti. Quindi vedete, in questo grande coro di persone, no? Di tutta la Chiesa, che vi dice la norma 332 va interpretata nel senso che non è necessario al Papa per rinunciare, non è necessario usare la parola munus. Questa è tutta la Chiesa che ve lo dice, vedete, no? Dovete accogliere questo, cari fratelli. Quindi l'eresia, vedete, viene smascherata mettendola a confronto con la fede della Chiesa tutta intera e con il generale consenso dei cristiani. Quindi vedete il consenso generale dei cristiani, degli esperti, le parole anche di Benedetto XVI, tutto questo devono far capire alla gente, primo, che appunto non c'è bisogno al Papa di usare la parola munus, ma secondo, anche che la rinuncia di Ratzinger è perfettamente valida. Capite, cari fratelli? Questi sono argomenti appunto che noi dobbiamo trattare in unione con la Chiesa, non ognuno per conto suo, come se fosse ognuno il grande esperto. Non, il grande esperto è Cristo, che parla attraverso la Chiesa. Ecco. Quindi ancora dice questo testo della Commissione Teologica Internazionale, fondamentalmente. Ci fa capire che la dottrina dell'indefettibilità della Chiesa nel suo insieme, poi, è stata ribadita nel corso della storia, anche poi nel Concilio Vaticano II, che ha affermato l'unzione che viene dal Santo, cioè che avendo l'unzione che viene dal Santo, la totalità dei fedeli non può sbagliarsi nel credere. Lo Spirito di verità suscita e mantiene un senso soprannaturale della fede che si manifesta quando dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici mostra universale il suo consenso in materia di fede e di morale, grazie al sensus fidei sotto la guida del Sacro Magistero, il quale permette, se gli si obbedisce fedelmente, di ricevere non più una parola umana ma veramente la parola di Dio, il popolo di Dio aderisce indefettibilmente alla fede trasmessa ai santi. Una volta per sempre, con retto giudizio, penetra in essa più a fondo e più pienamente l'applica nella vita. Ecco. Allora vedete, l'unità della Chiesa, è la Chiesa che ci fa capire che cosa dice quel canone. La Chiesa ce lo insegna questo. Come ho detto, ce lo insegna sia nella tradizione, perché la tradizione, vedete, anche il vecchio codice non presenta la necessità della parola munus. Quindi questa parola munus è uscita improvvisamente dalla testa di Cioncio, eccetera, perché gli altri grandi commentatori e grandi esperti non hanno mai detto che c'è bisogno della parola munus per la rinuncia. Non lo dicono neanche i vescovi, tant'è vero che hanno accettato tutti perfettamente la dichiarazione. Peraltro, la parola munus è nel titolo della stessa rinuncia fatta da Benedetto, anche se poi nelle parole non usa la parola munus ma ministerium come sinonimo di vunus. Ecco, quindi vedete, è la Chiesa intera che ci dice, primo, ripeto, che il canone 332 non richiede per la valida rinuncia del Papa l'uso della parola munus. Secondo, che la rinuncia di Benedetto è assolutamente valida e lo stesso Benedetto l'ha ribadito questo e con lui tutti i suoi amici. Quindi anche Genswein lo ha ribadito chiaramente. Andatevi a leggere il libro che ha scritto Monsignor Genswein. Andatevi a leggere il libro, mi pare si intitoli Testimone della verità e della Ares. Mi pare che è stato pubblicato quest'anno. Lui lo dice chiaramente. Quindi le affermazioni che portano questi signori, alcune parole di come si chiama, di questo Genswein, che sembrerebbero interpretate in un certo modo, che Benedetto ancora Papa, sono tutte falsità. Non credete a questa gente, smettetela di seguirli. Cari fratelli, smettetela di seguirli, questi personaggi. Sono fuori dalla Chiesa. Fuori dalla Chiesa, ma fuori proprio a livello dottrinale. Dottrinale. E spero che questo video lo facciate girare e tanta gente lo veda. Cristo regni, alleluia.